pilastro, fammi usare questa parola, di persone che per ore e ore stavano dentro di Fiorella o i parlamentari non si capiva bene a fare che cosa. Questo clima ha determinato una situazione di vero dispaesamento anche delle persone dello stesso gruppo dirigente, che in quel momento ha smesso di funzionare da gruppo dirigente. Perché io, e lo dico a Francesco, a quanti tanti di noi, a Enzo, a tutte le persone che stanno qui, molti di noi hanno fatto tanti congressi nella loro vita, ma quando la sera della prima proposta del segretario Cassani sul Marini ci si appalesa nell'assemblea che era fatta insieme agli eletti di Sella, che il gruppo di Sella aveva deciso, dopo la proposta del segretario, di indicare Marini alla presidenza, che Sella non l'avrebbe votato. Noi abbiamo capito che già in quella sede il primo atto di quella coalizione che si era presentata in Italia per chiedere il voto di governare si era già rotta. Primo elemento. Il secondo, due giorni prima, lo voglio dire perché è bene che noi quando discutiamo anche nell'amarezza però sia chiaro che cosa è successo. Due giorni prima c'era stato un attacco individuale, anche un po' barbarico, in Cile, ma è la testimonianza di questa incultura che si è impadronita del tribunale, del sindaco di Firenze contro due nomi, Marini e Anna Finocchiaro. Nella sede di quella sera il gruppo, un collega senatore del gruppo che appartiene a Renzi, il 40 Renzi, appena ci siamo insediati, è venuto da Firenze a Roma a riunire i suoi parlamentari, che ha detto che era offensivo aver proposto Marini. Abbiamo votato e in quella votazione in cui non erano presenti tutti i parlamentari se ne sono registrati 90 contrari, oltre Sella, che erano 44, avevo già detto, non avrebbero votato. Chi ha un po' di esperienza di congressi sa benissimo che se in una situazione difficile si appalesano 90 voti contrari, allo scrutinio segreto quei voti sono destinati ad aumentare. Chi ha fatto un po' di commissioni elettorali, questo, ed è stato quello che drammaticamente è avvenuto. In più, come dire, senza idea di costruzione né con la lista civica né con gli altri, come dire, una modalità di elezione. Il punto è che dopo la sconfitta del Marini noi abbiamo deciso di candidare Prodi, dopo due voti nella scheda bianca, ma anche sulla candidatura di Prodi, che diventava non più il candidato condiviso, perché il Presidente della Repubblica dovrebbe essere un candidato eletto a stragrande maggioranza, fuori dagli schieramenti, almeno questo ci dice la Costituzione. Poi noi, mentre discutevamo di questo, avevamo le piazze che ci dicevano che dovevamo eleggere il Presidente della Repubblica. E su questa idea noi non siamo riusciti a costruire intorno alla candidatura di Prodi alleanze tali che a quarto scrutinio quel voto, come dire, non era solo il voto di Sella e del PD. Perché lista civica non ha partecipato alla votazione, ha votato a cancellieri, con un meccanismo di controllo del voto domiciliare, erano 70 voti e la votazione avveniva esattamente per gruppi di tre, ha puntato a cancellieri, cancellieri A, M puntato a cancellieri, quindi un meccanismo in cui si controlla anche il voto segreto. E in quello lì è evidente che quello che è successo con Prodi per la, il modo, il simbolo che Prodi ha rappresentato di tutti noi è diventato uno degli elementi con i quali ovviamente il segretario Cassani